Presidente, adesso lo possiamo dire, Presidente, anche una maglia personalizzata con scritto Press, tutti la chiamano Press, quindi Presidente, oggi di fatto non è il primo giorno di scuola, tra virgolette, no, perché ce ne sono stati anche altri, però possiamo dire, Presidente, che la notizia del giorno è, da parte vostra, oltre alla presentazione, l'apertura anche alla possibilità che la città si prenda un pezzettino di Teramo? Sì, non è un'apertura, per noi è una dichiarazione di è un valore, una dichiarazione, una responsabilità che abbiamo assunto e sicuramente la città saprà cogliere questa nostra volontà e ci darà le risultanze per farlo nel miglior modo, perché noi non siamo in condizioni oggi di valutare qual è la persona più giusta che possa essere nel CDA e o la persona più giusta per indicare in un eventuale onlus o in un'eventuale fondazione, quindi deve essere Teramo città che ci racconterà questa cosa e noi saremo orgogliosi di poterla mettere in atto. Questa mattina la conferenza stampa con il nuovo organigramma si è parlato di tanti progetti, alcuni magari sono in cantiere già, alcuni lo saranno, uno di questi, torno sempre sull'argomento, è quello della riqualificazione del vecchio comunale. Immagino che dopo il primo incontro con il sindaco d'Alberto ci siano state anche altre interlocuzioni. Com'è lo stato dell'arte? Allora, come ho detto a altri colleghi, lo stadio comunale come progetto nella sua complessità non è un progetto che andrà a buon fine nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, è un progetto complicato che passa per finanziamenti pubblici, privati, una serie di impegni che riguardano poi anche il metodo per poter realizzare questa cosa, per cui questo speriamo di poterlo fare ma con i tempi e i modi corretti. Noi invece abbiamo chiesto al sindaco, l'ho chiesto all'assessore allo sport a fine conferenza, di darci la possibilità nel mentre di riqualificare il manto di gioco e metterlo a disposizione della città, quindi cercare di trovare la soluzione per, senza oneri per l'amministrazione, di dare alla città di Teramo di nuovo la possibilità di calcare quel campo di gioco. Presidente, poi però è inutile girarci intorno, c'è il campo, tra poco c'è l'Olbia, poi ci saranno tanti altri appuntamenti. A proposito, c'è ancora un po' di emozione per il derby di sabato? Tanta, siamo esplosi al gol di Bernardotto e anzi ci siamo anche guardati le spalle perché veramente siamo esplosi in tribuna, eravamo tanti, insomma eravamo fuori casa, però insomma un'emozione incredibile, questo ripeto, la dimostrazione che Teramo ci è già entrata nel cuore, anche perché sarebbe impossibile il contrario, insomma, per quello che state facendo tutti voi, e vi ringrazio tutti pubblicamente perché davvero provo emozione ogni volta che parlo perché sento il calore di questa città. E poi per il resto del campionato, insomma, oggi pomeriggio c'è l'Olbia, ci sarà da soffrire aspettando chissà magari la finestra di invernale di mercato. Ci sarà da soffrire, queste tre gare secondo me diranno molto perché sono tre gare dove alla fine come zona di classifica siamo tutti lì e potremmo spostarci una parte o dall'altra. Questa però andiamo avanti per gradi, oggi è una gara da vincere a tutti i costi, però poi sappiamo che il campo, bisogna andare sul campo e vincere le gare, soprattutto perché gli avversari sono nella nostra stessa condizione di classifica, però chiaramente noi, dove ci fosse la necessità e venisse richiesto dallo staff tecnico, ci faremo trovare pronti per ogni necessità sul mercato di gennaio. Direttore, andiamo subito al sodo. Questa mattina presentazione di tutto l'organigramma, dei progetti che sono tanti, uno dei temi centrali che è stato all'ordine del giorno della conferenza è la volontà da parte di questa nuova proprietà di riservare una fetta di Teramo per la città, un 10%, poi attraverso una onlus, una fondazione, ha detto il presidente Ciaccio, poi sarà la città ad esprimere una persona per di fatto prendersi un pezzettino di Teramo. Sì, questa è solo la conferma di quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio, che per noi era importante e lo è ancora tuttora fondamentale e importante coinvolgere il territorio, quindi a maggior ragione oggi la società e in particolare il patron Ciaccia ha ritenuto doveroso fare questo passo nei confronti della città, che credo sia un passo importante, significativo
per la crescita un po' di tutto il movimento. Alle nostre spalle, direttore, c'è la maglia con un doppio sponsor adesso, quindi una maglia che si arricchisce ancora di più. Questa mattina c'è stata anche la presenza dei vostri partner. Sì, no, si arricchisce ancora di più. Io aggiungerei anche lo sponsor posteriore, che insomma è una parte importante di quello che è il nostro organigramma. Come ci siamo detti, come voglio ribadire, questo è un gruppo di imprenditori fatti nel tempo. Abbiamo insomma tutti quanti società ormai collaudate, società che sono sul territorio ormai da tanti anni, che hanno delle capacità economiche di un certo rilievo. Cerchiamo di metterla a disposizione di un progetto che è partito circa un mese fa, con la speranza di raggiungere prima possibile dei risultati che ci possano soddisfare sia noi come proprietà sia la cittadina tutta, che comunque ci aspetta sicuramente con ansia. Ecco, ci eravamo visti personalmente l'ultima volta dopo Montevarchi Teramo, forse la partita più brutta del Teramo degli ultimi anni. In quella circostanza lei mi disse: sto studiando, sto cercando di entrare nel mondo e farmi un'idea di quello che è il mondo Teramo. Ecco, a distanza di qualche settimana, sulla squadra, sul Mister, che idea si è fatto? No, sicuramente mi sono fatto insieme ai direttori un'idea positiva. Comunque un gruppo di ragazzi giovani che sta lavorando giorno dopo giorno per migliorarsi, per raggiungere dei risultati che comunque erano messi in preventivo dall'inizio. Il Mister è sicuramente una persona in gamba, un professionista che comunque, per quello che ho visto in questi ultimi 10 giorni, è sulla bocca un po' di tutti, perché comunque sta facendo un lavoro egregio. Sarà nostra premura fare i nostri passi il prima possibile sia col Mister che con la squadra, per cercare di, ripeto, di quantomeno fare un campionato che ci possa permettere di stare sereni e tranquilli fino alla fine. A proposito di allenatore, io settimana scorsa dopo il derby l'ho chiesto proprio al presidente Ciaccia se era, insomma, un po' anche nei programmi blindare Federico Guidi, che sta diventando comunque un nuovo mercato. Sì, no, dicevo poc'anzi, sicuramente da parte nostra c'è tutta la volontà di poter valutare la possibilità di fare un discorso più duraturo nel tempo con il Mister. Certo, è normale che le parti siamo in due, logicamente il Mister comunque nelle varie chiacchierate fatte in questi giorni la sua disponibilità ci ha già dimostrata sicuramente, però credo che in questo momento sia un po' prematuro parlare di questo. Come dicevo prima, cerchiamo di fare oggi da qui a Natale un percorso che ci possa permettere di stare un po' più sereni sotto il punto di vista tecnico. Poi le valutazioni le faremo sicuramente da gennaio in poi. Però due giocatori sono già arrivati, è arrivato Filippo Perucchini, è arrivato Pierluigi Pinto, per dare sostanza ad una squadra che adesso deve da qui a Natale cercare di mettere più fieno in cascina possibile. Poi? Poi, come dicevo prima, vediamo da qui a gennaio. Sicuramente abbiamo messo due tasselli che secondo noi andavano inseriti per un motivo semplice: era un organico abbastanza ridotto anche dovuto agli infortunati che erano di gran lunga importanti, quindi abbiamo fatto quello che era possibile fare in questo momento. Sicuramente, ripeto, come dicevo pochi istanti fa, noi a gennaio dovremmo cercare di valutare quello che è il meglio per questa squadra e per questa società, non tralasciando la valutazione rispetto a quello che è questo gruppo, perché questo gruppo a oggi sta dimostrando di essere un gruppo valido su tutti i punti di vista. Giovani, si è messo a disposizione, ha capito il momento, quindi nei momenti di difficoltà, come è quel momento in cui ci siamo conosciuti, e quindi bisogna dargli atto che stanno facendo secondo noi un buon lavoro. Speriamo che la partita di oggi ci dia un motivo in più per pensare quello che oggi sto dicendo ai vostri microfoni. Perché prima Mario Ciaccia, io non lo so se si è fatto scappare, beh sì, a gennaio 2 o 3 giocatori magari arrivano, è andato un po' troppo avanti. Beh, il padrone è un po' così stintivo, ha sprombattuto. No, ma ripeto, noi sappiamo quello che dovremmo e possiamo fare, dobbiamo solo cercare di valutare bene il lavoro che si sta facendo oggi, perché è da persone intelligenti valutare quello che si ha prima in mano e poi cercare di valutare per il meglio quello che sarà il futuro. Ripeto, questo è un gruppo che sta facendo un buon lavoro, quindi io li farei lavorare tranquilli, poi le valutazioni le faremo a gennaio nei dovuti modi, insomma.